il primo personaggio nel quale io lanciai una parolaccia terrificante. E dai, sbrigati, ho quasi finito. Ecco fatto, 500, otto. Come ti chiami te? E mi fa... La Pira Galeazzo, perché? Come ti chiami te? La Pira Galeazzo. E allora la Pira Galeazzo, non c'ho una lira da attacchi al cazzo. Mi fa... Alla Pira Galeazzo, siccome c'ho una lira da attacchi al cazzo. Mi dice Umberto, dice, ma sei matto? Eh? Non si può dire. Mi dice, ma sei matto? E la censura, no, 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 per carità, poi i produttori, questo, quell'altro, no, 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 poi la tagliano, no. E Umberto, lascia fare a me. Allora, come le piaceva anche a lui, ma non me lo voleva dire, me la lasciò dire. Io, il giorno che si estrenava il film all'Adriano, io sono voluto andare ed essere presente tra la folla, ed ero lì seduto. Quando arrivò la battuta del cazzo, scoppiò il cinema e in una risata, ma incredibile, tipo allo stadio, tipo... per impazziti. E i ragazzi impazziti mi hanno riconosciuto fuori di te, ma se portaci la vita, portaci tu. Oh, come ti chiami te? Oronzo. Ah, Oronzo, tu non fa lo stronzo. Che se ci beccano qua sono proprio cazzi da cagà. Impazziti. Anyway, e quello fu l'inizio. E poi non volevano fare più film con me se non fosse dicendo una caterva di parolacce. Ma che vuoi? Voglio sapere dove stiamo andando. Io ti posso solo dire dove stai andando tu. Al cimitero, stronzo.